Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video con Vimi su StatChart. Proseguiamo con la mia piccola attività nello spazio. Cosa? VR, equipaggiamento VR? Installazione del VR? Ma io non ho il VR. Un casco. Ok, proviamolo. Funziona. Sono nel VR. Oh, è ovviamente simulatore. Cos'è? Sarebbe tipo il mio museo. Storage. Nuovo dipinto. Oh! Ci sono quelli che ho fatto! Il clown matto. Aspetta, aspetta! Ecco l'unicorno. E questi sono quelli piccoli. Perché Bender l'hai messo torto? Gira. Poi si può girare. Piccolo. Oh. Ecco. Ora è dritto. Quindi tutti i miei disegni che farò saranno qua. Bene. E c'è dell'altro qui. Il museo. È tipo, vuoi che questo unicorno non stia qui, ma metterlo di qua. Si può? Tipo questo. Appiccica? No? Non... Non si appiccica! Forse solo perché era coppia. Che bello! Vediamo un po', quindi... Quali lavori ci toccherà fare oggi? Dunque, vorrei un tuo quadro vita in stile fauvista. Che stile fauvista? Dimensione della tela non ha importanza. Ok, ma cos'è fauvista? Stile fauvista. Fauvista è l'arte che si basa sulla semplificazione delle forme, sull'abolizione della prospettiva e del chiaroscuro, sull'uso di colori vivaci e innaturali, sull'uso incisivo del colore puro, spesso spremuto direttamente dal tubetto sulla tela. Va bene? Ok, prossimo è Sed. Puoi dipingere una balena volante. Ok. Grandezza della tela non l'ha detto, quindi posso decidere io. Una balena che vola. Puoi fare qualcosa per me? Gravità. Sarebbe fantastico su una grande tela. Ok. Gravità. Arte? Cos'è l'arte? È qualcosa di bello? Qualcosa che ti fa pensare? Qualcosa di innovativo forse? Provocatorio? O è qualcos'altro? Ho le mie opinioni e voglio conoscere le tue. Allora dimmi, cosa significa arte per te? Se solo sapessi, per favore,
aiutami, ti prego. Ma che senso ha? L'arte è soprattutto una questione di bellezza e bruttezza. L'arte è lì per provocare e far riflettere. La ricerca dell'innovazione, senza innovazione l'arte non è niente. È molto più di tutto questo, molto più complesso, più profondo. Per me si tratta principalmente di soldi. Facciamo questo. È molto di più. L'arte è emozione, colore, pennelli. L'arte è tutta intorno a noi. Qualsiasi cosa può essere arte. Anche quel foglietto di carta lì può essere artistico. Se usato in modo artistico. Ad esempio, puoi trasformarlo in un origami. Diciamo che l'arte è una cosa grandissima, come tante cose di questo mondo. Usatela così? Ok. Vediamo cosa riesco a fare. Facciamolo lì sopra. Sto per fare un macello. L'uso diretto del... Questo è vuoto. Sì, è vuoto. Vediamo a vedere se riesco. 100 perfetto. Colore diretto. Ora voglio fare una cosa. Girala. Facciamo così. E ciac. Dammi questi. Non ha senso, però. E ciac. Facciamo così. Bellissimo. No, non devo andarci sopra io. Gesù. Bellissimo! Oh. Un po' strano, eh? Proviamo a usare direttamente così? O così. Ho trovato il modo per... No, se lo sapevo l'altra volta. Facciamo una cosa così. Ma qui sto riempiendo tutto. Facciamo un po' un dipinto a caso, dovrebbe essere quello che ha chiesto, però mi sa tanto che questo non sarà accettato così com'è. Oh, devo usare molto colore. Ok, tranquilli, ce la posso fare. Quindi mettiamoci un po' di rosso. Una cosa tipo non lo so, anziché fare un pupazzo di neve facciamo un pupazzo di neve rosso gigante. Un po' di questo, un po' di, diciamo, di un po' di contorno. Ah.
Lo so che è strano. Cioè, sto facendo le cose un po' quello che mi viene in mente. Un po' di ombra così. Sto un po' mischiando. Così. E con la sciarpa posso sbizzarrirmi, posso anche fare multicolor. Tipo così. Prendo un po' il blu. Così. Anche un po' di giallo. Un po' le cose a caso completamente. Facciamo gli occhi. Sì, quelli facciamo verdi. Un bel cappello. La 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 la
Non so se sto rispettando esattamente lo stile artistico che ho chiesto. Facciamo un po' sti alberi. Non ha chiesto stile invernale, però. Ok. Vediamo se così può andare bene. È bruttissimo. Dai. Vedere che questo lo boccia. Prossimo. La balena che vola. Ecco. Tutta blu. Anche questa tela. Bello come metodo per fare tutta la tela. Mettila qui sopra. E deve volare, quindi come fai a capire che vola? Qua sotto faccio il mare come se sta andando in su. Non lo so. Una balena che vola. Il mare è sotto. Lei sta volando sopra, non sotto. Giusto? Si può capire così? Ma magari qua non dovrebbe staccarsi così. Qua c'è uno spettatoio. Ha i polmoni talmente grandi questa balena che riesce a volare. Che ha la forza per volare. E andare verso.
aspettate. Mi serve. Mi servi tu. E ha così, ha così tanta forza per volare che vola verso il sole. Molto strana. Ok, balena che vola, fatta. Anche se non ha le ali. Ce l'ha le ali, sono le pinne. Provi. Chi è che era? Ecco, balena che vola, fatta. Gravità. Sembra un pomino dello spazio. Sì, no, mi sa di no. Forse se riesco a farlo decentemente. E perché manca poi lo schermo qua. Prima di farlo ovviamente devo riempire per bene, di sistemarlo. Oppure il pollice. Tutto bene. Poi l'ho sbagliato. Nel mischiarsi un pochino con il sotto, quando metti la nuova pittura, così ti aiuta un po', perché non si confonde con il resto. Ecco, con questo ci faccio. Ecco. Cosa c'è lì? La luna un po' vaporosa. Va bene, va bene. Io mi accontento. Speriamo che anche il cliente si accontenti. Lo faccio la firma? Lo firmo? Non mi verde. Lo firmo qua. Vai. È l'unico rimasto. Speriamo bene. Metti lì. Così. E facciamo un bel lavoro. Dammi il rosa. Un rosa. Così. Rappresentiamo l'amore contemporaneo. Ci vedo oltre, ci vedo qualcosa oltre questo cuore. Oh, ci vedo due cose. Se li facessi diventare cigni. Sono esattamente le teste di due cigni che si bacicchiano.
il rosso è l'ombra. Fa da ombra. Abbastanza amore? Io direi di sì. Era lei? Sì. No. Aspetta, surrealista? Aspetta, ma surrealista? Oh, surrealista è tipo le opere di Dalì. Tipo il quadro, quello degli orologi. Vabbè, io ho reso un semplice cuore dei cigni. Più surrealista di così? Vai. Secondo me può andare bene. Bene, prossimo. Qua devo proprio sbizzarrirmi. Tela. Più grande è, meglio è. Ok. Riempio tutto. Ok. Prendi il pennello grande. Per forza. Ma col pennello grande come fai? Reference. Vieni a me. C'è chi ha fatto Marilyn. Altri volti. Vediamo. Non mi riuscirà per niente. Vediamo se riesco a fare qualcosa di decente. Vediamo se indovinerete il personaggio che mi è venuto in mente di disegnare. Se riesco a farlo. Facciamo così. I baffetti. Sì. Già solo dire che hai dei baffi così. Vediamo se. Così. Qui c'è la bocca. Certo, mi mancano le occhiaie. Ovvio. Voglio un bel po'. Occhiaie. Devo fare una cosa del genere. Non basta, serve più. Aspetta, prendiamo poi questo, prendi questo e anche questo chiaro e scuro. Voilà, un gesparo contemporaneo. Andiamo a fare così. Ah, posso colorarla così. E metto un po' di rosso in più. Prendi questa. Metto un po' di rosso così. Andiamo. Si distacca dallo sfondo. Ah, oh, tanto il modo per distaccare la bandana dallo sfondo. Ora sembra lui. Oh, ok.
pochino, forse. Forse è un po' troppo strano. Forse sembra strano venire dall'altro colore. Il fatto è che non ho capito perché ho voluto fare lo sfondo rosso. Cioè sono... Beh, volevo riuscire a fare un po' come i quadri tipo quello di Marilyn. Più o meno su uno sfondo molto acceso. Ecco. Vai. Sì. Era lui. Entrambe vogliono una cosa larga. Lui. Non è molto contemporaneo, mi sa. Sviluppo. Sviluppa la vita. Sviluppiamo la vita, quindi ci vogliono i batteri o le cose. Per ora sono solo delle masse. Quindi queste dovrebbero essere le prime cellule, i primi batteri. Nel brodo primordiale, che poi sarebbe il mare. Ci sono delle forme di vita un po' così. Abbiamo un po' spunto. Da quello che avevo visto tipo nel corpo umano, siamo fatti così. Quando abbiamo fatto le cellule che iniziavano a popolare, sviluppo. Che poi diventeranno dei pesciolini. Ecco, dei pesciolini che diventeranno le prime creature. Lo sviluppo della vita. Una specie di lucertola. Lo sviluppo della vita. Prima erano questi, e poi sono diventati questi, e poi è nato questo, e alla fine in realtà ci sarebbe il dinosauro, però abbastanza sviluppo. Mandalo. Ah, ce l'ho fatta. Non sento più la mano. Ai. Bene, direi che per questo video è tutto. E se magari volete chiedermi di fare qualche disegno particolare, potete farlo sotto nei commenti. E io vedrò magari di farli.
lasciate un bel pollice in su per farmi capire che l'esperienza vi è piaciuta e iscrivetevi al canale per aiutarmi a crescere. E noi ci rivediamo alla prossima, sempre sempre con Vimi, e la mia fama è cresciuta. Yeah!